l'inverno è tornato in città, l'amore è un motore che non va, niente è perduto all'ultimo minuto, tutto può cambiare, basta un gol, se lo sai inventare, ora anche le stelle hanno le punte all'ingiù, tutto era diverso quando c'eri tu, come una partita, sai si chiama vita, tutto può cambiare, basta un gol, mi vedo arrivare come un gol. Buonasera, ben ritrovati, ancora tutti voi un benvenuto alla Domenica Sportiva, Antonio Leonardis, mio compagno di viaggio, questo viaggio sta per finire, questa è la 33esima e ultima puntata. Dica 33, buona, stai bene. Dottore, come si sente? abbastanza bene. E i campionati finiscono, quindi siamo giunti anche noi alla fine del nostro ciclo, ma questa sera avremo tanto da parlare, soprattutto sulla Serie B che si è chiusa da due giorni, abbiamo degli ospiti talmente importanti che dovremmo annunciarli con un rullo di tamburi. Facciamo subito la presentazione di coloro che ci accompagneranno in questa ultima puntata della Domenica Sportiva. L'allenatore con la maiuscola a Pescara e non solo a Pescara, Giovanni Galeone, buonasera, buonasera mister. Buonasera. E abbiamo l'amministratore unico della Pescara Calcio, Danilo Iannascoli. Buonasera a tutti. Buonasera Danilo, abbiamo il direttore sportivo della Virtus Lanciano, Luca Leone. Buonasera. Buonasera, benvenuto. E Oscar Di Matteo, che è un ex calciatore che si sta occupando in questo periodo dell'organizzazione del Memorial, Vincenzo Zucchini. Buonasera, buonasera Oscar. Buonasera a tutti. E abbiamo Massimo Zucchini, figlio dell'indimenticato e indimenticabile Vincenzo Zucchini. Buonasera, benvenuto. Mille, ciao, buonasera. Antonio, abbiamo tanto di cui parlare, abbiamo detto, soprattutto si parlerà del futuro di Pescara, Virtus Lanciano, ma parleremo anche di altri sport perché c'è ancora il basket, c'è un successo importante dell'Aquila Rugby che ha conquistato il campionato di eccellenza, l'Ironman a Pescara, avremo veramente molti argomenti di cui parlare. Io volevo fare un saluto speciale a Gabriele e Filippo Leone che sono i Leone Junior che sono oggi venuti con il papà e sono le nostre mascotte alla Domenica Sportiva. Ciao ragazzi e benvenuti. E adesso Antonio, dicevamo, iniziamo a parlare prima che delle nostre squadre abruzzesi di queste fortunate convocazioni di Prandelli ai mondiali del Brasile, perché ci sono quattro ex biancoazzurri che faranno parte della rosa. Beh sì, credo che sia questa la notizia, comunque la notizia del giorno. Prandelli ha ufficializzato oggi 23 e tra i 23 appunto ci sono quattro ex biancazzurri, c'è il portiere Perin che tra l'altro l'anno scorso a Pescara ha raccolto più critiche che altro, ma soprattutto fu causa di critiche per la società perché sembrava che questo ragazzo dovesse giocare solo per contratto e non per qualità. Quindi insomma questa è già una risposta a quando vengono fuori delle critiche magari esagerate. Ma in particolare ovvio la cosa che ci sta anche più a cuore è la convocazione dei famosi tre tenori, cioè di Verratti, Immobile e Insigne, tutti e tre andranno in Brasile. Sicuramente, ecco, adesso stiamo vedendo una pagina di Vario, c'è un pizzico di vanità professionale perché c'è un articolo mio di due anni fa, cioè del dicembre 2012, in cui ipotizzavo che questa convocazione per il Brasile di tutte del terzetto che si sarebbero riviste in Brasile con più o meno quello era il periodo in cui tra l'altro Insigne faceva il part time con Mazzarri, Immobile giocava poco nel Genoa perché in concorrenza con Girardino e Verratti, vista la lungimiranza dei club italiani, dei maggiori club italiani, era andato a fare esperienze, diciamo così, a Parigi col Paris Saint Germain, a illuminare con la sua qualità anche questo campionato. Quindi sicuramente è una bella cosa, cioè rivedere insieme questi tre ragazzi che hanno scritto una delle pagine più belle del calcio
del calcio pescarese, rivederli con la maglia nazionale ai mondiali. Tra l'altro è la prima volta che capita, mai in passato non c'erano stati mai quattro biancazzurri nella nazionale per i mondiali. Il primo, giusto per stare sui numeri, il primo fu Pizziolo nel 1934, che poi sarebbe stato anche l'allenatore della famosa Strapaesana, e poi De Santis ci arrivò, andò ai mondiali in Germania solo come riserva, mentre i due abruzzesi che c'erano, i due pescaresi, Oddo e Grosso, campione del mondo, non avevano mai giocato, non hanno mai indossato la maglia del Pescara, quindi è una novità assoluta. A parte questo, insomma, per ricollegarsi magari anche al tema nostro, e la conferma, insomma, che quel campionato straordinario è stato anche dettato, in particolare ispirato dalle qualità di questi tre giocatori, che sicuramente insomma, erano qualcosa in più, ma molto in più, in quel campionato di Serie B, e lo hanno dimostrato appunto con questa convocazione. Un altro segnale è quello che, insomma, lavorare con i giovani credo che sia la cosa più importante, soprattutto nel campionato di Serie B, e questa è una cosa che Pescara quest'anno ha lasciato a metà, e anzi anche a meno della metà, abbandonando un progetto che secondo me era ottimo per questo tipo di campionato e che invece è stato accantonato troppo in fretta, e poi sappiamo com'è andata. Politica dei giovani invece, che ha fatto benissimo il Lanciano, come dimostra il campionato che ha portato avanti, in cui ha fallito di un soffio la qualificazione ai playoff, però resta sicuramente come una delle più grandi sorprese di questo campionato. Io l'accosterei a Latina e Crotone, insomma, sono le tre squadre che sicuramente hanno impressionato più dell'altro, e guarda caso sono tre squadre che hanno puntato soprattutto il loro progetto sui giovani di qualità, sulla necessità appunto di portare avanti un discorso di questo tipo in un campionato come quello di Serie B. Bene, in sovraimpressione diamo il nostro indirizzo email, domenicasportiva@rete8.it. Vi invitiamo a scrivere per interagire con i nostri ospiti. Giovanni Galeone, torniamo a questo quartetto in nazionale, che però esclude un altro abruzzese di origine, Pepito Rossi. Sì, ci sono state delle sorprese, perché addirittura il quotidiano sportivo più venduto in Italia l'altro ieri dava le possibilità dei convocati per il Brasile, dava da Insigne il 5%, ad Aquilani il 5%, e a Parolo anche credo il 5%, 80% a Rossi, 100% non so, a Romulo credo, a Romulo, che è anche stato eliminato lui, quindi ci sono state un po' delle sorprese, e come si vede ancora una volta voi giornalisti capite tutto, ci prendete sempre. Sono fuori, come dimostra l'articolo appena mostrato, sono fuori. Da questo sono state schermo, delle scelte un po' particolari, soprattutto la mancata convocazione di Pepito Rossi fa molto pensare, ecco. Io non me la sarei aspettata questa. Degli altri forse sì, soprattutto Maggio, Pasquale, questi qui si sapeva più o meno che avrebbero avuto difficoltà a entrare nei 23, ma Pepito Rossi, dopo averlo chiamato, dopo averlo aspettato, e soprattutto per il ruolo che può svolgerle, per le qualità indubbie che può avere, credevo trovassi un posto. Per quello che riguarda Insigne invece sono contento per lui, ed è una scelta secondo me molto indovinata, perché sulla destra l'Italia ha delle possibilità abbastanza interessanti, o con Cerci o con Andreva, con questi giocatori qui, mentre a sinistra non c'era assolutamente nessuno, e la convocazione di Insigne va a chiudere questo buco, perché altrimenti in quella zona lì del campo avesse dovuto modificare qualcosa e non mettere più Balotelli a fare il centravanti, lì a sinistra la nazionale non avrebbe avuto nessuno. Quindi bene o male, insomma, i giocatori che hanno fatto parte del Pescara, che hanno fatto grande il Pescara prima, che nello stesso momento hanno
costretto al Pescara una retrocessione l'anno dopo, perché probabilmente non ci si era resi conto della forza di questi giocatori che erano stati così determinanti per la promozione in Serie A, e sono stati anche così determinanti le loro mancanze nella retrocessione nell'anno successivo. Danilo Iannasco, il Pescara è stato un trampolino di lancio per questi giocatori? Ma sicuramente, Pescara ha avuto anche il coraggio di prenderli, di farli giocare, a parte Verratti che l'avevamo nel settore giovanile, però comunque c'è stato gran coraggio, perché in alcuni momenti, soprattutto anche quando ha fatto l'esordio, si diceva che comunque non avrebbe mai potuto giocare, ma questo è invece un ragazzo che, io mi ricordo quando l'ho visto una partita degli allievi, immediatamente ho chiesto chi era, perché era immediatamente lo vedevi tu che aveva qualcosa di più, ed infatti l'ha dimostrato appena gli è stata data un pochino di fiducia. Poi l'anno di Zeman per lui è stato secondo me fondamentale, perché il suo fisico ha reagito subito alla preparazione atletica di Zeman, che è notoriamente molto dura e pesante, e poi non ha subito mai degli infortuni importanti muscolari, e da lì in poi le sue qualità sono uscite sempre di più, perché io vedo in continuazione le partite di Marco col PSG e devo dire che ogni volta impressiona sempre di più, è una cosa incredibile. Anche l'ultima partita con la nazionale, primo tempo, io ho visto soltanto, ma l'ho vista perché c'era Marco, perché altrimenti la partita dal quindicesimo in poi è stata abbastanza noiosa. Luca Leone, che è un fiuto particolare per i giovani, queste convocazioni non ti sorprendono? No, giustamente c'è un ricambio generazionale, no? Quindi, poi secondo me sto parlando di giovani italiani di qualità, di valore, come giusto che sia, hanno dimostrato anche, Marco l'ha dimostrato anche in competizioni internazionali, quindi penso che si meritava tutta questa chiamata. Massimo Zucchini, in questa nuova affermazione di questi ex giocatori del Pescara c'è anche un po' di tuo padre, un bel po' di tuo padre. Sì, è stato un anno stupendo, vissuto al massimo, no? Uno di quegli anni che penso che difficilmente si possono riverificare, perché si è rivisto quell'entusiasmo che non si rivedeva dai tempi delle promozioni con il mister Galeone, insomma. E bei ricordi, perché papà li ha vissuti, era lì con la squadra in prima linea, quindi ha vissuto questi momenti con questi straordinari ragazzi che poi si sono effettivamente rivelati dei top player, no? dei giocatori che ti possono fare la differenza. Non stanno in nazionale, non sono stati convocati per il mondiale a caso, insomma, questo sicuramente. Oscar Di Matteo, cosa state preparando in memoria di Vincenzo Zucchini? Se ti dicessi quello che stiamo preparando non sarebbe una sorpresa, quindi quello che si può dire. Io intanto, se Andrea Berardinelli ha la possibilità di inquadrare questo volantino, che è appunto riferito al memorial che si svolgerà tra una settimana, vai Oscar. No, nasce praticamente l'idea di... noi praticamente realizziamo un torneo per i giovani, per i bambini, quindi sabato e domenica ci sono questi bambini che giocheranno allo Stadio Adriatico, circa 1000 bambini della categoria Pulcini 2003-2004, e nel mese di febbraio nasce praticamente l'idea di ricordare questa persona che ha lasciato tanto a Pescara, di fare questo memorial a Vincenzo Zucchini. Non è altro che una partita tra vecchie glorie biancazzurre. Dobbiamo dire che non ci aspettavamo tutte queste adesioni, perché siamo arrivati quasi a una novantina di ex atleti, ex giocatori del Pescara, e praticamente metteremo in campo queste due squadre, naturalmente con l'aggiunta anche di ex calciatori tipo Thomas Curavi, Poggi, Collauto, Daino, quindi ci saranno tante vecchie glorie del Pescara. Poi sentiremo anche mister Galeone, che anticiperà la strategia che adotterà la panchina, perché sarà uno degli allenatori delle squadre.
siete insieme sulla stessa panchina. Adesso chi sarà secondo te, Antonio, il vice, e chi sarà l'allenatore dei due? Sicuramente io sono convinto che non li vedremo insieme, insomma, non, bisogna fare una scelta, direi. Beh, abbiamo un tempo per un allenatore, ho un tempo per Francesco, che se anche lui sarà partecipare a questo evento. Come giocatore o come allenatore? Ma che io sappia come allenatore, perché come giocatore non ce la fa più. Quindi... No, Antonio. No, io volevo, visto che stiamo per chiudere il discorso nazionale, prima Gianni Gareone parlava di queste percentuali varie che variavano, tra quelle percentuali più basse le aveva anche Verratti, per fino a 5%. No, ecco, esatto, voglio dire, questo perché Verratti, nonostante tutte queste esperienze, che è l'unico giocatore con esperienza internazionale di questa nazionale, se andiamo a vedere, è stato sempre visto nel club della nazionale come il possibile sostituto di Pirlo. Ora, cioè, è così assurdo ipotizzare che Pirlo e Verratti possano giocare insieme in una squadra di calcio, voglio dire, secondo te? No, infatti Prandelli, come sta provando questa nuova squadra con un finto trequartista, diciamo così, come cerca di sì, fare. Sì, perché non ha fatto il trequartista. Potrebbe fare benissimo, perché basta che Verratti si abbassi un po', ed è bravissimo a farlo, ed ha grandissima personalità e sviluppa l'azione 10 o 20 metri più avanti, senza essere il trequartista classico, quello che giocava nella prima Pescara quando era un ragazzino praticamente, poi è stato portato indietro ai 20 metri a giocare il regista, ma questo lo fa spesso anche nel Paris Saint Germain, uguale identico. Dico, è che Prandelli teme che in una zona del campo molto importante Verratti perda qualche palla di troppo o faccia anche qualche fallo di troppo, che è un po' l'unico difetto che è ancora abbastanza evidente nel ragazzino. Commette delle volte molti falli, quindi arriva presto a subire le ammonizioni, scivolate pericolose anche in area di rigore, eccetera, cioè sono tante piccole cose in cui deve migliorare, naturalmente molto giovane, e quindi portandolo in una zona del campo più avanzata, leggermente più avanzata, a mo' di rombo quasi, insomma, credo che possa farlo lo stesso. Non so se poi Prandelli giocherà in questa maniera, però è una soluzione possibile. Non sarebbe sbagliato se giocasse in questa maniera. No, è una soluzione valida. E torniamo a occuparci di Pescara e Virtus Lanciano, se è possibile, con Massimo Pacini della regia. Vediamo il quadro di quelli che saranno i playoff in Serie B e anche i playout. Vediamo se è possibile avere la grafica, così la commenteremo anche con i nostri ospiti. E ecco, qui abbiamo Crotone, Bari e Modena Spezia, si giocheranno queste partite entrambe alle ore 20:30 e poi in semifinale la vincente di Crotone Bari affronterà il Latina, la vincente di Modena Spezia affronterà il Cesena con turno di andata e di ritorno. Io volevo sapere da Luca Leone, che di poco ha mancato con la sua Virtus Lanciano l'obiettivo dei playoff, cosa pensa di questi accoppiamenti? Ma noi ci abbiamo ancora un po' di amaro in bocca, quindi no, abbiamo sperato fino all'ultimo di poter fare questo miracolo, tra virgolette, no? Quindi i ragazzi ci tenevano tanto, perché nell'ultimo mese hanno tirato fuori, insomma, hanno speso tante energie, perché avevamo delle partite anche importanti che ci potevano dare anche quella convinzione di poterle fare, no? Perché a partire da Empoli, nelle ultime 7 partite abbiamo battuto l'Empoli, poi avevamo Palermo, Pescara, Trapani, Spezia, quindi avevamo una serie di partite dove potevamo tastare il polso alla squadra per capire anche come andarci ai playoff, perché se avessimo vinto qualche partita, che ne so, magari la partita di Pescara o la partita in casa con lo Spezia, secondo me ci saremmo andati anche con una convinzione poi magari di potercela giocare anche per vincere.
purtroppo ci sono stati 6 pareggi e logicamente alla fine non ce l'abbiamo fatta, però rimane sempre un campionato straordinario e siamo felici di quello che abbiamo fatto. Ecco. 38 turni su 42, voi eravate nei playoff per 38 giornate su 42, insomma è un peccato. Danilo Iannascoli, vogliamo commentare anche con te questa griglia playoff, se ci sono le sorprese secondo te, rivediamo. Ma guarda, le sorprese ci sono, perché comunque Crotone e Bari sono due squadre che non erano partite per arrivare ai playoff, Modena e Spezia sì, e perciò diciamo che su Crotone e Bari sono le vere sorprese di questo campionato, ma sicuramente la vera sorpresa è Lanciano, è stata perché comunque c'è stato un grande lavoro dietro da parte del direttore qui e anche dell'allenatore sicuramente, perché è una squadra che è riuscita per tutto il campionato a stare lì in testa, e la Serie B sappiamo benissimo che è molto dura. Mi ricordo che all'andata, proprio queste partite che stava dicendo prima il direttore, il Lanciano non aveva raccolto molti punti, infatti mi ricordo che noi avevamo recuperato quasi tutti i punti di distanza che avevamo dal Lanciano quando siamo venuti a Lanciano e abbiamo vinto. Perciò ecco, da vedere, perché comunque in ogni caso già anche ottica anno prossimo, il mancato raggiungimento dei playoff da parte del Siena comunque creerà grandi problemi, penso, alla compagine del Siena. Vedremo anche qui chi uscirà, perché è vero che il Lanciano non ha raggiunto i playoff, però sarebbe stata anche più dura aver perso questo turno nei playoff, perché già da questa partita usciranno altre due squadre deluse sicuramente. Vediamo anche i playout, ricordiamo chi giocherà i playout, sempre con la grafica di Massimo Pacilio. Novara Varese, l'andata martedì prossimo alle 20:30, il ritorno venerdì 13 giugno. Chi la squadra? Queste erano due squadre che erano state costruite per andare ai playoff e si ritrovano a giocarsi i playout. E una delle due l'anno scorso aveva giocato i playoff, questa è la Serie B. Quindi voi non siete l'unica sorpresa in negativo? No, noi siamo la sorpresa negativa più grossa, questa sicuramente. Giusto, mister? Ecco, Giovanni Galeone, Virtus Lanciano e Pescara, che cosa ha fatto l'una più dell'altra? Ovviamente non in termini di risultati. A parte l'inizio di campionato del Lanciano, incredibile. Per molte partite, anche prima in classifica da sola. Sette partite, prima in classifica. Parlavano naturalmente, a mio avviso anche giustamente, all'inizio del campionato, che quelli erano tutti i punti che sarebbero serviti poi alla fine per una tranquilla salvezza, per poter eventualmente già gettare le basi per l'anno successivo. Questi erano i discorsi che sentivo fare quelle poche volte che arrivavo qua a Pescara. Pescara invece è partito sicuramente con altre ambizioni, perché anche la scelta dell'allenatore, aveva preso un allenatore che aveva già fatto diversi anni in Serie A, Marino non è l'ultimo arrivato, aveva fatto anche ottimi campionati nell'Udinese e quindi era evidente che avrebbe tentato perlomeno di andare nei playoff, perlomeno ai playoff e giocarsi la Serie A. Io pensavo anzi che Palermo e Pescara fossero le due favorite, anche perché Siena, che ritenevo un'altra squadra abbastanza brava, era partita con un grande handicap, così come era partito anche il Bari con un handicap. Hanno fatto campionati molto positivi anche queste due squadre, perché il Bari è vero che a metà campionato stava quasi nella zona bassa della classifica, però partendo con un handicap ha fatto una risalita veramente incredibile. Infatti secondo me la terza che va in Serie A viene fuori da una di queste due squadre che si sta giocando i primi spareggi. Non punto né sul Cesena né sul Latina, io punto o la vincente di Modena Spezia o la vincente di Bari Crotone. Secondo me credo che sia il Bari Modena così a occhio e croce. Certo. Anche come storia, così il Bari ritorno in A, insomma 45.000 spettatori domenica scorsa. Sarebbe veramente anche un bel ritorno, diciamo la verità. Ecco. Sì, anche se Pescara, mister, ragionare un attimino di come alcune squadre sono riuscite, anzi, le hanno
le hanno inserite in questo campionato, perché non è che c'erano tante possibilità, sia per il Bari, c'è Siena, ecco, penso allo stesso Siena, cioè all'inizio del campionato certo che qualcosa di strano è avvenuto, perché poi puntualmente durante il campionato queste squadre hanno avuto grandi difficoltà, e penso che chi invece ha sempre lavorato bene e tutti i mesi ha pagato gli stipendi non possa, cioè questa cosa qui non è corretta secondo non me. Sono, però, io non sono pratico di questo, io dico tecnicamente valuto il cammino del Bari e il cammino del Siena che hanno fatto, secondo me, dopo la storia dei punti di penalizzazione o la possibilità di essere iscritto o meno. Continuare il campionato, perché se uno non paga praticamente gli stipendi ogni volta che vengono i controlli, tu prendi solo un punto, cioè tu non paghi mai, prendi 7-8 punti e c'hai un organico che è superiore a quello che ti puoi permettere. Ecco, toglie che stavamo facendo un discorso tecnico sul discorso societario, il Pescara non c'è niente da dire, ma sul discorso tecnico direi che c'è molto da dire, perché insomma una società che prende due allenatori del calibro di Marino e Cosmi e a 5 domeniche dalla fine addirittura era impossibile più o meno, ma si era parlato anche di un pericolo dopo la partita di Brescia, che è stata, io ho visto credo 5-6 partite quest'anno di Serie B, non di più, mi è toccata vedere il primo tempo della partita anche di Brescia-Pescara, dopodiché non ho più visto partite di Serie B perché era impossibile insomma giocare peggio di così, sì, credo che sia veramente impossibile giocare una delle partite più erano in due a non giocare voglio dire, sia il Brescia che il Pescara. Infatti il commento migliore è stato fatto da Cosmi disse quella partita che nel primo tempo c'era una squadra che camminava, no, che era ferma e sottolineò il Pescara, noi, contro una squadra che camminava, il Brescia. Questa era la verità. E facciamo un po' di conti sul Pescara in questa stagione che si è appena conclusa con Massimo Porfeta. Il commento. I titoli di coda su un campionato, quello biancazzurro, all'insegna dell'irrazionalità, dunque da cancellare. Cala così il sipario, finalmente non se ne poteva più. Sul campo dell'Empoli, che festeggia il ritorno in Serie A, da cui gli azzurri mancavano dalla stagione 2007-2008, il Pescara subisce la 16ª sconfitta stagionale. 50 gol fatti e 53 subiti. In totale ben 192 le reti incassate nelle ultime tre stagioni. 55 con Zeman, da cui si attende la risposta entro e non oltre la giornata di martedì prossimo, 84 lo scorso anno, 53 nella stagione appena conclusa. Numeri da brividi. Se è vero che i dirigenti stanno pensando alla rifondazione, il primo reparto da innervare e non poco è quello arretrato. Ma torniamo ai dati, come sempre inoppugnabili: soltanto 8 punti su 33 a disposizione nelle ultime 11 partite. Il Pescara, che pure sembrava rivitalizzato dalla cura Cosmi, si è fermato all'esploit di Latina martedì 25 marzo, decisamente troppo presto. Questo lo score del tecnico perugino: 4 vittorie, 6 pareggi, altrettante sconfitte. Bottino magro, bilancio insufficiente, con tutte le attenuanti del caso, non ultima quella di non aver potuto, per ovvi motivi, incidere sul mercato. Un fatto però è certo e vale la pena ribadirlo: organico disomogeneo sì, sopravvalutato anche, ma non tale da giustificare la modesta posizione di fine campionato. Insomma, non aver lottato almeno per i playoff non può essere un titolo di merito della squadra e dello stesso Cosmi. D'obbligo ripartire, a prescindere dagli interpreti, con un progetto chiaro. E diamo il via a questo lungo elenco di mail che arrivano da casa. La prima è per Danilo Iannascoli, da Luca da Bologna. Pensa che possa bastare un investimento di 7 milioni per invogliare Zeman a tornare? Sarebbe un mercato prevalentemente di prestiti, senza prospettive per la stagione successiva? No, assolutamente no. Intanto bisogna vedere se Zeman sarà il prossimo allenatore del Pescara, perché comunque noi abbiamo le idee molto chiare, ma nel contempo abbiamo ancora due allenatori, uno Cosmi, che è ancora il nostro allenatore fino a giugno, e abbiamo il contratto con Marino, perciò intanto. E poi il budget dell'anno prossimo
Sarà comunque sempre un budget importante per il campionato di Serie B. Quello di quest'anno è chiaro che è stato un budget importantissimo, esagerato, perché solo 12 milioni solo per gli ingaggi dello staff e dei giocatori, insomma, penso che è stato un investimento notevole. Voi avete negato questo contatto con Zeman, che ci sarebbe stato una decina di giorni fa, ma questa risposta che si attende. Non c'è stato ancora un contatto con il mister Zeman, perciò non è che l'abbiamo negato. Se vale di più la parola di qualche persona intorno, di qualche giornalista, rispetto alla parola della società, poi questo è un altro discorso. Antonio, cosa dici su Zeman? No, vabbè, sicuramente le notizie che vengono fuori sui giornali non è che se le inventano, Danilo, chiaramente. Cioè, a me la cosa che stupisce... No, ma rispetto a una volontà, ma se si parla di contatto, il contatto è diverso. Contatto, il problema vero è questo, che questo tormentone Zeman oramai va avanti da 2 anni, no? Ma come c'è stato sempre il tormentone Galeone dopo che è andato via? Sono due storie diverse, poi magari le spieghiamo pure. Voglio dire, io di Zeman, la parola di Zeman su questo contratto non si è mai sentita. Lui non ha mai parlato di nulla, cioè muto così come lo è. Cioè, la storia di Galeone è diversa, quando usciva fuori il nome di Galeone, Galeone stava in città addirittura, per dirti, e poi magari tornava. È comunque una storia che è durata 20 anni e che ancora... Noi ci abbiamo provato pure pochissimo tempo fa. C'è stato verso. Ci abbiamo provato bene, non è che ci abbiamo provato telefonicamente. Non era ancora tornato Zeman, non era ancora tornato Sacchi, non era ancora tornato Del Neri, adesso ci penserò. Ah, questo è un segnale. Torna addirittura Sacchi nel Milan. No, a parte questo. Ecco, ma infatti io gliel'ho detto l'altra volta, vedete di tornare perché è importante. Invece discorso pure, voglio dire, anche il discorso sul budget, credo che sia molto relativo, perché se andiamo a vedere il budget dell'anno di Zeman, credo che fosse molto, molto inferiore. Cioè, voglio dire, il progetto che il Pescara deve fare, che non credo che sia determinato soprattutto da questo investimento, dal modo come viene portata avanti la gestione, insomma, anche quest'anno secondo me siete partiti con un budget inferiore rispetto a quelle che poi sono diventate le cifre successive, voglio dire, nel complesso, perché eravate partiti con un gruppo di giovani, parecchi, con proprietà, un paio di prestiti. No, però Toto, scusa se ti interrompo, il budget era quello, cioè non è che noi l'abbiamo cambiato, il budget è stato quello, perché l'investimento che noi abbiamo fatto sui giovani comunque è rimasto fino alla fine del campionato, perché sono andati via 2 giovani ma ne sono entrati altri, sì, insomma, anzi abbiamo soltanto aumentato di poco, perché abbiamo preso Bovo che era un giocatore e Salviato che erano 2 giocatori però non è che è cambiato virtualmente il problema. Poi sul budget dell'anno prossimo, bisogna intanto capire che c'è stata una rivoluzione nel calcio in quest'ultima settimana, cioè dire addio, dire no più alle comproprietà, prestiti con riscatto e tutte queste cose, cioè questo va a uccidere il campionato di Serie B, va a uccidere le società di Serie B che vogliono appunto investire qualcosa su un giovane che non è di proprietà. Sarà complicato bisogna vedere che cosa succederà quest'anno. Adesso qui c'è il direttore Leone, che sarà sicuramente anche più bravo di me, su questo. Non è più, anche il Lanciano ha fatto diversi investimenti su giocatori che non erano di proprietà del Lanciano, ma che erano di proprietà di società di Serie A. Con questa nuova formula adesso bisogna vedere cosa si riuscirà a fare per prendere qualche giocatore e non fare soltanto gli allenamenti a questo giocatore per un anno e farli giocare soltanto e restituirglieli gratis. Insomma, è una cosa importante questa, non da sottovalutare. Luca Leone risponderà tra pochissimo, perché andiamo in pubblicità. Tra un minuto torniamo qui. Domenica Sportiva in diretta su Radio 8 Sport, qui si discute, ci sono 2 attenti spettatori che sono Gabriele e Filippo Leone. Io volevo chiedervi, voi che squadra tifate? Lanciano e l'Inter. E tu? Lanciano e l'Inter. Lanciano e l'Inter, però siete pescaresi, Pescara neanche un po', no? No. No, proprio. Oddio. Fede rossonera. Senti, ma Gabriele rimarrà a Lanciano tuo papà l'anno prossimo? Cerchiamo di carpire notizie in maniera un po' scorretta. Non lo so. Tu lo sai? No. Ma voi volete che rimanga a Lanciano o volete che papà vada in una squadra magari di Serie A? All'Inter, oddio. Sì. All'Inter? Magari. Ecco, Gabriele vuole all'Inter. Tu dove lo vorresti, papà?
A Lanciano. A Lanciano, vedi? Si accontenta della Serie B. E c'è un'email per Luca Leone che volevo leggere da un telespettatore di Lanciano, Carmine. Volevo dirti, Luca, che quello che hai fatto è stato straordinario. Per 7 domeniche primi in classifica, allucinante, altro che chiacchiere. Forza Lanciano. E adesso riprendiamo il discorso dove avevamo lasciato prima la pubblicità. Cosa ci aspetta nel nuovo campionato per quanto riguarda prestiti, riscatti, eccetera? Sinceramente non lo so quello che ci aspetta, sicuramente so quello che mi aspetta a me di studiare tutta l'estate. Questo mercoledì andremo in riunione in Lega, perché penso che queste nuove regole dell'abolizione delle comproprietà, sicuramente, e anche l'autoregolamentazione della Serie B, perché noi come Lanciano, che praticamente usiamo, cioè facciamo il minutaggio dei giovani, no? E quindi è una risorsa, un'entrata troppo importante per noi, e stravolgerà tutto il mercato, quindi cambierà tutte le nostre strategie, e quindi ci sarà da studiare attentamente tutto il nuovo regolamento, perché per noi il minutaggio è quasi il 30% dei nostri introiti, quindi per noi è quasi vitale. Quindi l'anno prossimo il minutaggio saranno dei ragazzi del 93, e addirittura 4 invece di 3, quindi 360 minuti, quindi trovare 4 ragazzi del 93, che poi 4 che dovrebbero giocare, quindi per noi. Noi avevamo puntato tanto sui 92 quest'anno, e l'anno prossimo saranno dei grandi, tra virgolette, saranno fuori da questo giro, quindi dovrò rivedere tutte le mie strategie da capo, ed è un peccato, perché io ho la fotografia del mio Lanciano a Pescara, dove abbiamo giocato con 7 under 23, e penso che era una grande soddisfazione per noi, e quindi questi ragazzi oggi non so se potremmo tenerli tutti, quindi ci sarà da vedere un po' tutto. Scusa Luca, posso fare una considerazione, ma in generale, cioè questa novità non potrebbe spingere le società a investire maggiormente sui vivai, perché la prospettiva può essere quella, cioè quella proprio di investire seriamente sui vivai. Ma questo è l'obiettivo, diciamo, primario, no? Però purtroppo tu mi insegni che noi, il giovane, se ti nasce nel tuo, diciamo, circondario, nel tuo circondario, perché Verratti è nato a Manopello, quindi la fortuna è che Verratti è nato a Manopello, e quindi ce l'hai tu a Pescara, no? La fortuna è che a me, a Lanciano, il ragazzo mi nasce a Castelfrentano o a Vasto, nell'arco di quei 30-40 km, poi tu cerchi magari di però tu arrivi sempre ultimo, perché se c'è un ragazzino bravo che ha qualità, oggi il Lanciano non ce la fa a prendere. Arriva l'osservatore della Roma e te lo prende, arriva l'osservatore della Juve e te lo prende, a meno che il ragazzino non voglia rimanere. Cioè Verratti non è andato al Milan a 16 anni perché piangeva e voleva giocare a Pescara con i suoi amici. Altrimenti Verratti a 16 anni, quella partita degli allievi che c'eravamo tutti a vederla contro il Milan, che ha vinto 2-0, prendeva la palla, scartava tutti, andava in porta, è normale che il Milan lo compra. Però il ragazzino è voluto tornare a casa col pullman e non è voluto rimanere a Milano. Ma no, voglio dire, anche cioè, quello... Braida ci ha raccontato la storia, a me me l'ha raccontata. Il ragazzino era a Milanello, è salito sul pullman con Cetteo piangendo, ha detto no, io voglio tornare a Pescara e giocare con i miei amici a Pescara. A 15 anni, no? Quindi... Stessa cosa che aveva fatto dopo quando è andato con la Juve, dice io voglio restare a Pescara a giocare ancora. Purtroppo quando c'è un ragazzino forte che le qualità, insomma, vedere un ragazzino che prende la palla, scarta tutti, giocava con una personalità, Marco a 15 anni che insomma, come si fa a non vederlo? Quindi però ecco, la fortuna è che ti deve nascere in casa, allora se no altrimenti, sì, che io prendo un ragazzino di Roma, no, a Lanciano, è lo scarto dello scarto dello scarto dello scarto.
Sì, però quindi, l'obiettivo sarebbe noi Renato, io sono cresciuto da Renato Curi, no? Cioè, Oddo è nato a Pescara, Grosso è nato a Pescara, io Luca Leone sono nato a Pescara, Roberto Aversa è nato a Pescara, eravamo lì allo stadio, ci allenavamo sotto l'antistadio quando il mister andava in Serie A, sognavamo di andare a giocare a Pescara, ma siamo nati a Pescara e ci siamo ritrovati in una società straordinaria dove abbiamo vinto 20 scudetti perché eravamo bravi a Pescara. A Pescara ci sono ragazzi bravi e Pescara, finché ha mantenuto una certa organizzazione a livello del settore giovanile, ha fatto anche una finale per lo scudetto con Certeo, quindi cioè, qui la tradizione dei giocatori nati a Pescara che giocano a pallone c'è sempre stata, basta andare al mare l'estate, si vede la gente che sta giocando a pallone, poi c'è chi è arrivato, chi non è arrivato, poi fare il calciatore è un'altra cosa. Che puoi arrivare a giocare a certi livelli. Sì, è però io Luca parlava proprio di investimento sul questo tipo di lavoro. Ma gli investimenti vuol dire che io devo andare a comprare un giocatore. Significa impegnarsi di più economicamente per la costruzione un vivaio di un ragazzo, quindi l'impianto sportivo e tutto il resto. Cioè un altro modo di affrontare, sì, di affrontare, sì, no, il calcio, insomma, anche in provincia, perché altrimenti. Ma, no, ma io ti potrei smontare anche quello, perché noi siamo cresciuti all'antistadio che c'era terra battuta, sì, non c'erano gli impianti. Sì, poi magari andavamo a fare allenamento al mare, se non c'era il campo andavamo a fare la partita in spiaggia perché ci dicevano che dovevamo mettere più forza nelle gambe e si giocava in spiaggia, cioè, non siete andati solo voi in spiaggia e ci andava anche il mister, ma infatti giocavamo in Serie A, cioè, possiamo parlare di tutto, è però un giocatore ex Chieti, ex Cervia, ex Lanciano, Lanciano anche, che noi devo andare. No, scusa, chiedi quando non l'ha fatto in carriera perché ne ha fatti tanti. Ma non è no, dillo. Ma non mi va a dirli. No, lo devi dire perché che so. Vabbè, ne ho fatti più di 100, 130, 140, quindi. Mega poco. E dove hai segnato di più? Beh, ho fatto gol a Lanciano, anche a Chieti, a Forlì, quindi lui poteva fare molto di più. Poi hai ceduto al fascino della televisione? No, la televisione sono da 32 anni, 33 anni, ma no, lì c'era un'amicizia perché avevo avuto Ciccio Graziani l'anno prima a Montevarchi in C e poi l'anno dopo io dovevo andare a fare il ritiro a Coverciano con i disoccupati perché stavo senza contratto e poi Ciccio mi disse, il mister, c'è questa possibilità di fare questa esperienza a Cervia, c'è un reality sul calcio e io per amicizia ho seguito il mister, quindi è stata un'esperienza che ho fatto a 33 anni, ma insomma ho un vissuto anche da giocatore, quindi che comunque è stata sempre un'esperienza positiva. C'è un'email da Marco per Massimo Zucchini, chiede qual è il ricordo più bello che hai di tuo padre a livello agonistico? A livello agonistico, io la carriera di papà da giocatore l'ho vissuta, l'ho potuta vivere poco perché quando papà è venuto qua a Pescara io ancora nascevo, quindi era il 73-74, poi sono nato l'anno dopo. E sicuramente la vittoria che mi è rimasta più impressa è quella contro la Juventus, il 5-1 contro la Juve. E lì diciamo avevo un'età in cui potevo già vivere, ecco, ho vissuto quell'esperienza di papà da allenatore che seguì dopo il mister e lì è stata una soddisfazione perché io lo vedevo poi lui è una persona che anche non è che esprimesse poi così tanto le sue momenti di gioia, però quella volta vidi un'intervista che fecero mi sembra sulla Rai e gli si leggeva negli occhi la soddisfazione è, sai, fare 5 gol alla Juventus quel periodo, insomma, non è da poco, non so se la Juventus abbia preso mai 5 gol da e quindi è stata una bella cosa, anche perché lui in quel periodo quando poi andò via il mister mi ricordo che si sentì un attimino un po' disorientato, no? Intanto prendere una squadra in Serie A, portarla avanti fino a fine stagione, insomma, non era una cosa, però e lui, ecco, fu uno dei momenti in cui vidi papà veramente, veramente contento. Lì era, diciamo, una soddisfazione che secondo me è grande, insomma. Ecco. Per Giovanni Galeone da Certeo da Pescara, Gale sempre nei nostri cuori, Gatta, Benini, Campolone, Bosco, Ciarlantini, Bergori, Pagano, Casperini, Rebonato, Marcheggiani e Berlinghieri, mitici. Bravi. Mettiamo? No.
La Udenzia non ce l'ha messa. Non ce l'ha messa. Un'altra domanda da Daniele. Mister Gallone, sei il numero uno. Spero che tu possa dare un consiglio all'amministratore Iannascoli per il nuovo tecnico. Che ci dici? Chi è il nuovo Gallone tra gli allenatori? Iannascoli, sempre da Daniele. Chi somiglia a Gallone tra gli allenatori del calcio a 5? Qui proprio balziamo da una disciplina all'altra. Allora, qual è il consiglio? Il calcio a 5 non ne capisco. No, questa la domanda poi è per Daniele Iannascoli, no, per il consiglio su un allenatore che dovrebbe scegliere il Pescara. Io non lo so, non li conosco molto. Ho avuto io dei buoni allenatori come collaboratori, qualcuno ha fatto anche carriera, no? Uno per esempio su cui avrei scommesso era un ragazzo che ho avuto con me diversi anni, che si chiama Trombetta, che era andato poi ad allenare il Cluj in Romania. Aveva fatto addirittura la Coppa dei Campioni con un debutto a Roma, vincendo contro la Roma e pareggiando con il Chelsea la partita dopo, quindi in grande. Io pensavo che avrebbe fatto molto bene, per un ragazzo molto preparato, poi anche, secondo me, anzi ho pensato anche quest'anno, dato che era rimasto nel gruppo dell'Udinese, nonostante Guidolin avesse sempre il suo staff, lui era rimasto vicino lì a Guidolin, col quale aveva collaborato anche a Bologna. E ho pensato magari che andando Guido lì a fare il direttore generale, direttore sportivo, eccetera, eccetera, potesse prendere nell'Udinese anche, appunto, un presidente pensasse anche a Mao come possibile allenatore dell'Udinese. Invece sta facendo altre scelte piuttosto strane, a mio avviso, perché prendere Del Neri con Guido lì indietro, insomma, non mi sembra molto logico, però ripeto, se va anche Gigi, comincio anch'io ad andare a allenare. E Iannascoli, chi è il nuovo Gallone tra gli allenatori del calcio a 5? No, sul calcio a 5 non c'è dubbio che è quello che ho io, è Mario Patriarca, cioè è proprio le stesse caratteristiche, però il calcio a 5 è chiaro che è diverso, però si gioca sempre all'attacco con pochissima difesa e si cerca sempre di vincere facendo un gol più dell'avversario, perciò, ma è lo stesso modo che ho io anche adesso qui sul calcio, se torniamo indietro, cioè infatti perciò feci la proposta a lui subito per cercare di riportarlo, perché comunque quello è il calcio che piace a me, perciò. E invece Drago, Torrente, Foscarini, Nicola, ti dicono qualcosa? Guarda, no, li ho incontrati, Baroni anche, sì, no, ma li ho incontrati, mi piace studiarli molto, però insomma tra questi nomi non ho comunque, cioè loro hanno fatto tutti quanti bene i nomi che hai detto tu, anche Foscarini è un allenatore che ho seguito anche negli anni, però è chiaro che non si è mai cimentato in una piazza importante come può essere quella di Pescara, perciò è giusto mister, non so cosa potrebbe fare onestamente a Pescara, perché lì ha tutta la tranquillità del mondo, nessuno gli chiede niente, la società non gli chiede niente, invece qui comunque a Pescara devi sempre giocare per cercare di ritornare su, perciò è chiaro che è un po' più difficile. Invece quanto riguarda gli altri nomi sono degli allenatori interessanti, anche Baroni del Lanciano sicuramente è un allenatore interessante, perché l'ho detto anche all'inizio, ha fatto comunque qualcosa di straordinario lì a Lanciano. Luca Leone Baroni cambiando molti moduli tra l'altro da un altro anno di contratto con voi, però ha lasciato intendere che non è sicuro che resti a Lanciano. Vabbè, ma gli allenatori quando finiscono il campionato e fanno bene, hanno questo momento di riflessione, no? No, perché la domanda ogni volta, no? Io adesso nella mia esperienza sono 6 anni che diciamo ho cambiato veste, no? Quindi l'allenatore, la prima domanda quando fa bene è sempre quella, no? Ma l'anno prossimo riuscirò a fare meglio dell'anno prima? Perché il problema dell'allenatore è sempre quello, no? Quindi magari vuole giocatori in più, rinforzare la squadra, perché? Perché ogni volta quando parti cominciano questi paragoni, voi, no? L'anno scorso le prime 4 partite ha fatto 4 punti e comincia sempre la solita storia, quindi ci siamo dati 4-5 giorni di vacanza e poi ecco, ci vedremo giovedì, venerdì. Però fa parte un po' del, diciamo, di questi giorni, no? Finiscono i campionati, magari sono ancora i playoff, arriva qualche telefonata, arriva qualche chiacchierata, si prende un caffè, quindi
si cerca di capire un attimino, ecco. Però io penso che bisogna avere la voglia di ricominciare, di capire cosa è stato fatto, cosa è andato, cosa non è andato, e vedere quello che si può correggere insieme alla società e cercare di migliorarsi sempre. Questa è la cosa più importante, e bisogna avere voglia, tanta passione e tanto coraggio, perché poi alla fine il calcio è questo, ogni anno si va avanti, si ricomincia, bisogna riavere quel fuoco dentro, come ci ha insegnato anche lui, di voler fare sempre bene. E se c'hai la fiammella accesa ricominci, altrimenti... C'è un'email di un telespettatore, Ennio, che dice: sono un lancianese atipico, pur essendo nato a Lanciano sono un viscerale sostenitore dei colori bianco-azzurri, ma contestualmente bisogna riconoscere con assoluta obiettività che la leadership in Abruzzo, ad onor del vero, è appannaggio del Lanciano in questo momento. Sei d'accordo, Antonio? La classifica del campionato è quello che dice il campionato, poi sai, insomma, parlare di leadership, cioè se mettiamo in discussione... Cioè non la storia, ma quello che rappresenta Pescara per il calcio abruzzese, cioè non è una domanda inutile, secondo me. Insomma, è chiaro che Pescara è il punto di riferimento un po' per la regione. I 40.000 di Bologna non è che ce lo siamo sognati, lì era tutta la regione, partivano da Lanciano, da Vasto, dall'Aquila, da tutte le parti, perché in effetti l'immagine del calcio abruzzese è soprattutto dettata da Pescara. Il ruolo del Lanciano in questo campionato è chiaro che è leader, e non c'è paragone tra il campionato fatto, l'ho già detto prima, tra il campionato fatto dal Lanciano e quello fatto dal Pescara. Però voglio dire, se nel Lanciano c'è questa voglia comunque di continuare, di andare avanti, di magari di raggiungere anche l'obiettivo che quest'anno avrebbe meritato, da parte del Pescara c'è sempre la voglia di tornare a livelli che insomma non sono quelli che abbiamo visto quest'anno. Insomma, Alessandro da Lanciano per Luca Leone: lasceresti la Virtus solo per la Serie A o anche per una squadra di B? In questo momento non lascio la Virtus, questo è l'unica cosa certa, perché abbiamo iniziato un percorso di crescita in questi 6 anni, dove la squadra ha avuto una crescita, come ho detto prima, graduale, e siamo arrivati a disputare il terzo anno di Serie B con orgoglio. Io sono 15 anni che sono a Lanciano, ho fatti 7 da calciatore, quindi sono arrivato lì in eccellenza, quindi sono orgoglioso di quello che ho fatto, soprattutto perché mi sono conquistato tutto sul campo, quindi è una cosa che sento nel sangue, quindi secondo me c'è ancora tanto da fare finché ne avrò la forza e finché avrò la fiducia da parte della società, io andrò avanti, ecco. Poi quello che succederà non lo so. E c'è un'email per Danilo Iannascoli a proposito di Luca Leone, Maurizio da Pescara, che dice: Danilo, noi non vogliamo Peppino Pavone, vogliamo Luca Leone. Ma Luca Leone lo vorrei anch'io, però sempre, intanto deve essere libero. Siamo Luca sempre Leone. Nell'ambito degli animali, non so mai, il leone è più aggressivo, però. Beh, comunque Luca io l'ho seguito sia da giocatore che da direttore sportivo, e anche l'anno scorso noi in società ne parlammo di lui, però ripeto, intanto deve essere libero. Però lo seguiamo veramente con affetto, tra l'altro, e con grande stima, perché comunque sta facendo un lavoro eccezionale. Insomma, fa una domanda a Luca. Ecco, secondo te la posizione attuale di Baroni può essere accostata a quella che era di Gautieri allo stesso periodo l'anno scorso? Sì. Ma guarda, oggi in questi anni, no? Lanciano è stato sempre il trampolino di lancio, no? Molti ragazzi sono venuti, hanno fatto bene, no? E quindi io ho giocato con Sasa Bocchetti un anno, ha fatto bene, adesso sta a Rubi Kazan, lo stesso Castori ha vinto i campionati e poi è andato al Cesena. Cioè è normale che Lanciano non è un punto d'arrivo per un allenatore giovane o per un ragazzo giovane, sicuramente è un punto di partenza per poi
diciamo, spiccare il volo per magari per piazze più importanti, anche se oggi io posso dire con molto orgoglio che Lanciano, dopo questi 2 anni di Serie B, è diventata una piazza che si sta iniziando. Ecco, poi queste sono valutazioni che devono. Io, logicamente, è un mio giudizio di parte, no? Perché è una cosa che ho visto crescere anno per anno. È normale che queste valutazioni devono iniziare a fare anche Marco Baroni o lo stesso Gautieri. Magari oggi Gautieri si è pentito che se n'è andato da Lanciano, posso dire, no? Molto probabile. I ragazzotti adesso sono un po' diversi, perché adesso Carmine Gautieri io l'ho avuto anche come giocatore, no? L'ho avuto a Perugia, eccetera. È un buon ragazzo, però per esempio dopo aver fatto quel campionato del Lanciano sembrava che non si potesse quasi più parlare con lui, c'erano 17 squadre che lo volevano, insomma, dati un po' una calmata. Infatti, il problema è quello, oggi... Uno deve andare, deve intanto rendere anche grazie a chi gli ha dato la possibilità di allenare, cioè Carmine Gautieri, quando lo incontravo a Sorrento piuttosto che in qualche altro posto, magari chiedeva se potevo mettere una buona parola per fare il secondo con Max Allegri, che ne so io, cioè, non sapeva neanche dove andare di casa. L'anno dopo, perché ha fatto un ottimo campionato, immediatamente deve andare a Bari e non firma, deve andare là e non firma, deve andare a Lecce, cioè, sembrava fosse diventato, non so, il numero uno degli allenatori. Questi ragazzotti hanno una mentalità adesso un po' Perché si chiacchiera tanto, mister, si chiacchiera tanto. Dio santo, sono 8.000 giornali, siti, televisioni, c'è una notizia ogni 5 minuti. Io non so come si fa a avere una notizia ogni 5 minuti. Sui siti web, mi ricordo. E quindi, però sì, tu stesso ricordavi, scusa, del tu, perché sei stato il mio giocatore. Mister, mi deve dare. Io ho avuto la fortuna di averla 10 giorni, mister. Qualche poi giorno, se ne andata 10 giorni. Siamo andati tutti via, poverini. Capito? Cioè io ho sentito parlare te adesso e dici, io ho fatto 7 anni nel Lanciano e 8 anni adesso, e quest'altro io resto a Lanciano perché ho cominciato un lavoro, devo portarlo avanti, eccetera, certo, eccetera. Porca una miseria, un ragazzo come te che ha avuto questi successi, un altro tipo, tanto per citarne uno, Carmine, fa: ah, oh, io ormai ho già, per me c'è il Milan, l'Inter, il Real Madrid, che ne so, cioè, basta poco adesso. Invece bisogna avere rispetto anche per le persone che ti certo, danno la possibilità di lavorare, credo io. Quando anche non sei nessuno, scusa. No, ma dare poi il valore alle cose che hai, no? Perché a volte non diamo il giusto valore alle cose che abbiamo, no? Quindi pensiamo sempre che dall'altra parte è sempre più bello. In Serie A ce ne sono 16, 18, no, quante sono adesso? In Serie A una volta. Vogliamo andare a vedere il servizio sulla Virtus Lanciano con le valutazioni del collega Paolo Durante? Pronta regia, arriva il servizio. Secondo tempo di Lanciano Novara, Manuel Turchi ha appena segnato il gol partita e Valentina Maio, presidente del club rossonero e compagna del giocatore, con tanto di pancione corre in campo ad abbracciarlo. Per il presidente della Lega, Andrea Bodi, è l'immagine più bella dell'intera Serie B. Lo ha dichiarato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Un pensiero che condividiamo in pieno e da cui partiamo per descrivere una stagione rossonera a dir poco strepitosa. I playoff sono sfumati, è vero, però se si guarda indietro e si confronta alla realtà di partenza, allora si capisce che la delusione finale è stata ampiamente ripagata dalle mille emozioni che hanno saputo regalare questi ragazzi. Chiudere a quota 60 punti per una squadra che a bocce ferme veniva relegata a comparsa è forse stata la rivincita più bella e in fondo dimostra quanto giudizi e calcoli di inizio stagione possano essere sbagliati perché condizionati dai nomi e dal blasone, senza tener conto degli uomini, del loro valore morale e della voglia di migliorarsi. La Virtus ha saputo essere squadra dentro e fuori dal campo, merito dell'ambiente fertile, presente da qualche anno, e merito del suo nuovo condottiero. Ogni volta che noi giornalisti provavamo ad immaginare l'11 di Baroni, lui ci sorprendeva mandando in campo qualche altro giocatore, sorpresa per noi, non per lui che li allenava ogni giorno. Baroni però non è stato soltanto bravo a tenere tutti sulla corda, ha portato le sue idee e le sue nuove metodologie negli allenamenti, brillantemente assistito da uno staff di professionisti seri e silenziosi. Naturalmente anche la società e gli altri dirigenti hanno contribuito al fenomeno, la famiglia Maio ha iniziato
iniziato a gettare le basi per provare ad aprire un ciclo duraturo. C'è anche il progetto del nuovo stadio, che magari assicuri 10 anni in Serie B piuttosto che uno solo in A. E poi il direttore sportivo Leone, che ha saputo tessere i rapporti giusti, scovando giovani bravi e desiderosi di emergere. E infine il pubblico, sempre vicino ai colori rossoneri, nelle partite al biondi, ma anche negli esodi fuori casa. I 60 punti, dicevamo, rimangono, così come nessuno può togliere a Lanciano la soddisfazione di essere rimasto per gran parte della stagione in zona promozione e per ben 7 giornate al comando della graduatoria. Record che hanno fatto guadagnare a Lanciano l'interesse dei media persino fuori dall'Italia. Da rimarcare anche la striscia record di 11 partite senza sconfitte, e senza il gol irregolare di Babacar a Modena sarebbe durata ancora, oppure la peculiarità di essere stata a lungo la difesa più solida della B, con Amenta addirittura bomber della squadra con 6 reti. Se ci fosse stato un attaccante da doppia cifra, la domanda lecita è risuonata tante volte, ma non c'è controprova. Il Trapani e il Varese, ad esempio, i loro bomber li avevano, ma li troviamo alle spalle del Lanciano. Ora le luci si sono spente. La settimana entrante sarà dedicata ai festeggiamenti, ma si dovrà anche cominciare a programmare la nuova stagione, magari puntando sul suo condottiero, che al termine della partita col Cittadella ha rilasciato questa dichiarazione. Quando ho firmato il primo contratto c'era un rinnovo in caso di permanenza in Serie B, però in questo momento, ripeto, io posso solo ringraziare tutti veramente, ma da in primis la squadra, la società, il pubblico, perché io ho lavorato qui in maniera straordinaria. Adesso, ripeto, le emozioni a caldo ti dicono questo. Poi io sono un professionista, dovremo valutare insieme alla società, in primis ci saranno le condizioni ma anche le motivazioni da parte mia per continuare un rapporto di lavoro qua, quindi tutte queste situazioni si vedranno con calma appena ci incontreremo con la società. E c'è subito una domanda per Luca Leone da Osvaldo, tifoso del Lanciano. La società per l'anno prossimo vorrà centrare i playoff che abbiamo sfiorato quest'anno? Non lo so. È normale che adesso c'è da valutare tante cose. Ecco, quest'anno sicuramente abbiamo fatto un campionato al di là delle nostre aspettative. Poi, ecco, man mano questi ragazzi ci hanno dimostrato veramente di avere delle grandi qualità. E è normale che qualche base è stata buttata. Adesso vedremo se riusciremo a correggere qualcosina che magari non è andata, e vedremo quello che si riuscirà a fare l'anno prossimo. Ecco, sicuramente chi fa sport nel calcio vuole sempre migliorarsi anno per anno, questo è normale, penso che sia scontato, però ecco, bisogna vedere anche come si muoveranno le altre squadre di Serie B, come quello che succederà in questo mercato, insomma le opportunità che si verranno a creare. Quindi adesso ci godiamo questo bellissimo campionato. È normale che noi vogliamo sempre cercare di fare meglio, però non è semplice. Però anche se è difficile, impossibile non è, quindi ci vuole tanto lavoro sicuramente. C'è una B tosta, però. C'è una B tosta. La B è tosta. No, ma è dura perché è lunga. Viene giù Bologna, viene giù Catania. No, ma poi le squadre che quest'anno, il Pescara che magari vuole rifarsi, il Brescia deve rifarsi. Non so tra Varese e Novara chi. Volesse stare il Lecce è pure una squadra. E poi ecco, il Perugia, è salito il Perugia, un'altra piazza importante, quindi. C'è una bella Serie B quest'altro anno. Quindi. Adesso c'è un'email per Danilo Iannascoli da Alessio, da Pescara. Se avete scelto il ritiro vicino a Brescia, presuppongo che abbiate già deciso il nuovo allenatore. Perché privare i tifosi di visionare la squadra durante il ritiro, visto l'affetto dimostrato storicamente da noi tifosi durante il precampionato? Ma non è stata presa ancora una decisione. Noi abbiamo un contratto con una società che adesso negli ultimi anni sono uscite queste società che gestiscono i ritiri delle squadre professionistiche, noi abbiamo un contratto con loro, abbiamo avuto anche una possibilità qui in Abruzzo a Pizzoferrato che abbiamo valutato, poi il nostro direttore Giorgio Repetto è andato a vedere entrambe le strutture però l'ultima parola diciamo che spetta a questa società, perciò è chiaro che non è stato ancora però deciso.
Una figura del Pescara del passato che oggi ci ha lasciati, è morto all'età di 67 anni dopo una lunga malattia, l'ex presidente del Pescara Dante Paterna. Lo vediamo nella foto, l'imprenditore originario di Bellante, rilevò la società bianco-azzurra da Pietro Scibiglia, scomparso all'inizio del 2013 e fu al vertice del sodalizio pescarese dal novembre 2004 al gennaio 2007, quando decise di cederla ad Angelo Renzetti, presidente del Lugano. In seguito la società fu acquistata da Soglia. A dicembre poi fallì e in tribunale venne rilevata una cordata di imprenditori capitanata da De Cecco. Ai familiari le condoglianze della nostra redazione sportiva. Antonio, vogliamo ricordare questo presidente che forse non è stato molto amato dalla tifoseria? Ma più che non amato, non è stato un presidente da ricordare, voglio dire, in maniera positiva. Cioè, la sua esperienza col Pescara, adesso l'hai detto tu, insomma, c'è stato più o meno, è quello che ha aperto la strada al fallimento successivo, insomma, quindi è stata una gestione sicuramente negativa quella di Paterna. Cioè, non discutiamo la persona, l'imprenditore, se parliamo del dirigente, sicuramente non è una figura nella storia, non ha una parte importante nella storia del calcio pescarese. È stato un periodo, credo, il periodo più difficile per Pescara. Il passaggio dalla lunga gestione Scibiglia, che insomma era tra alti e bassi, comunque era andata avanti per tantissimi anni, e poi subito dopo si è arrivato all'arrivo dei Pincione, dell'Eurocat. Insomma, è stato veramente un momento molto molto delicato. Dispiace, anche io mi unisco alle condoglianze della famiglia, però certo non ha lasciato il segno, insomma, come dirigente. Sempre i nostri tifosi da casa, Loris scrive: sempre emozionante rivedere il profeta, grande mister Galeone, per gli Annascoli Pescari e pescaresi non vogliono un altro anno di sofferenze e di delusioni, non ce lo meritiamo, basta chiacchiere, torniamo a fare macinare calcio, basta poco per riaccendere l'entusiasmo. Vogliamo rispondere, Danilo? No, è giusto, basta poco per riaccendere l'entusiasmo, l'abbiamo visto anche all'inizio di quest'anno, che è bastato pochissimo, perché dopo una retrocessione bruttissima abbiamo presentato il nuovo mister e la nuova squadra, e c'era Piazza Salotto e tutta la parte del centro di Pescara che era lì a battere le mani e a accogliere questo nuovo allenatore e questi nuovi giocatori. Perciò cercheremo di fare del nostro meglio, sicuramente basta con le chiacchiere. Sono d'accordo. Max scrive: complimenti a Nascoli e Sebastiani che vengono trattati sempre male, però hanno lanciato tre fenomeni e preso in prestito un portierino che sarà il futuro. Purtroppo il termometro della piazza nella valutazione di Perin, come si fa a fare una squadra con queste premesse di disfattismo? No, ma non è così, non sono d'accordo. Cioè, non è vero intanto che ci sono tutte queste critiche, ci sono state o ci sono. Ci sono delle critiche giuste, perché quando non si ottengono risultati e quando non si riesce a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissi, è giusto pure che è chiaro che non riceverà gli applausi. Però penso che il lavoro che è stato fatto in questi anni, tutta la piazza pescarese l'ha capito e l'ha apprezzato. Nel calcio contano i risultati e noi dobbiamo cercare assolutamente di ottenerli. Quest'anno metteremo ancora più grinta, più voglia e tutto quello che abbiamo per cercare di raggiungerli. Luca scrive: mangiamo gli arrosticini, non credo che venga Zeman, però un bel bicchiere lo facciamo alla salute di Galeone e di Luca Leone. Poi un saluto a Massimo Zucchini e il nostro ricordo e un abbraccio infinito al papà Vincenzo per la sua grande classe in ogni cosa che faceva. E poi voleva ringraziare mister Galeone perché è sempre presente nelle iniziative di beneficenza, lo sarà per il Memorial Zucchini, lo è stato anche con le All Stars Abruzzo, quindi... Mister sempre. No, sensibile. È stato sempre, non soltanto in qualsiasi occasione, il mister non è mai mancato. È così? Sì. Se posso lo faccio volentieri, ma non sta a me dirlo, insomma. E poi sempre per Galeone c'è Angelo che chiede come vede Allegri al posto di Reia sulla panchina della Lazio. Non ce lo vedo proprio e credo che non lo veda neanche lui.
glielo chiederò mercoledì, ma non penso proprio. E a lei, che abbiamo detto sarà uno dei protagonisti del Memorial Zucchini, vogliamo tornare a parlare di questa manifestazione, riproponiamo il volantino, ricordiamo l'appuntamento di domenica prossima, sabato ci sarà la parte dedicata ai ragazzi, alle gare dei ragazzi, poi questa gran finale domenica sera. Come si acquistano i biglietti, Oscar Di Matteo? I biglietti si acquistano in tre punti vendita, Eurobet via Largo Madonna a Pescara Colli, la Voce dei Pescaresi a via Valignani a Pescara e poi a Bar Royal a via D'Avalos. Prezzi molto popolari tra l'altro. Prezzi proprio modici, perché comunque vogliamo che lo stadio venga più gente possibile per dare, insomma, per ricordare questo grande uomo, questa grande bandiera del Pescara che è Vincenzo Zucchini. Quindi i prezzi sono 3 euro e 2 euro per gli abbonati, quindi è un prezzo proprio irrisorio per coprire le spese che sosteniamo per creare questo evento, questo memorial. Massimo, la famiglia Zucchini come vede questa voglia di ricordare Vincenzo Zucchini in un appuntamento che poi proseguirà negli anni? Ma io, quando mi ha contattato Oscar, ti parlo di 3 mesi fa più o meno, mi disse di questo torneo che si faceva per i ragazzi, per i pulcini qui a Pescara, e c'era questa possibilità, nata questa idea di poi di poter fare un memorial, una partita in ricordo di papà. Dicevo che all'inizio, lo dicevo anche l'altra volta parlando con, mi sono trovato anche un altro emittente a parlare di questa cosa, l'ho presa un pochettino con scetticismo all'inizio, perché quello che voglio, visto il legame che c'è tra papà e la città, che comunque papà, anche se è nato a Ferrara, ma è un pescarese a tutti gli effetti, e la cosa che volevo evitare è proprio quello che si potesse pensare a una speculazione o al fatto che qualcuno potesse in qualche modo speculare sul nome di papà e sull'attaccamento che ha la città a papà. Per me deve essere prima di tutto una festa dove parteciperanno tutti gli amici, tutti coloro che sono stati con papà e che hanno potuto vivere papà dagli anni 70 fino ad arrivare ai giorni nostri. Quindi innanzitutto deve essere questo. Poi Oscar è un amico, non solo perché ci siamo trovati ogni tanto a giocare contro nel mondo del, cioè ci unisce il mondo del calcio, ma anche perché poi ci siamo conosciuti poi anche fuori, è un ragazzo eccezionale, quindi quando mi ha chiamato lui mi ha detto: Massimo, non ti preoccupare, che sarà una cosa fatta in modo tale da ricordare papà nel giusto modo, e quindi hanno avuto tutto il mio appoggio. Ecco, io mi sto adoperando per cercare più o meno di fare una cernita di tutte le persone che hanno accompagnato papà in questi anni di sport e di vita, e sicuramente qualcuno, diciamo non volontariamente, ma ecco, adesso le adesioni siamo più o meno a 100, se non mi sbaglio, e sicuramente qualcuno non verrà, ma non perché, ma perché ecco, ricordarli veramente tutti e chiamarli veramente tutti sarebbe impossibile, quindi ho cercato di fare una cernita di quelli che gli sono stati più vicini, e nonostante tutto ecco, siamo quasi a 100 nomi e non sono finiti, insomma. Questa settimana cercherò di contattarne ancora altri, perché io ti parlo non solo dagli anni di Pescara, ma già dagli anni dell'Avellino, dal mister Tony Gianmarinaro, gli anni dell'Avellino dei Record, di vari Pantani, vari persone che poi sono venute anche qui a trovarlo gli ultimi anni, quando papà non stava bene, quindi parliamo veramente di anni e anni di calcio, fino ad arrivare ecco, al Pescara, che è stata la squadra con la quale ha diviso i momenti più belli e più significativi della sua carriera. Perino Innascoli, la Pescara Calcio dà il patrocinio a questa iniziativa? No, ma noi diamo tutto il supporto che possiamo, logistico, tutto quello che loro hanno bisogno. Tra l'altro questa è una manifestazione veramente bella, perché comunque non è la solita partita che si gioca allo Stadio Adriatico, ma viene dopo che si giocano delle partite tra tantissimi ragazzi, ed è una cosa veramente bella. A me, appena me l'hanno detto, è piaciuta veramente tantissimo, e faccio i complimenti a chi l'ha ideata, a chi l'ha pensata. E poi ci sarà questa kermesse finale lì allo stadio, dove questo fatto che hanno aderito già
100 persone, non fa altro che confermare che figura è stata quella di Vincenzo, che persona, che uomo. Noi l'abbiamo detto, cioè io poi ho vissuto questi momenti con lui, l'ho conosciuto da tantissimi anni, e poi questi ultimi momenti sono stati veramente incredibili, cioè vedere una persona che stava soffrendo così come stava soffrendo lui e che dava la carica a me, Daniele, in quel modo, cioè anzi ci diceva state tranquilli, dai, io, a parte che lui diceva sempre che sarebbe ritornato fino all'ultimo momento, giusto Massimo? Sì, sì, allora. Però il fatto che lui dall'ospedale ti mandava i messaggi o ti telefonava e ti diceva di stare tranquillo, che tanto ci saremmo rimessi, che tanto è una cosa incredibile, ti fa venire i brividi, perciò comunque insomma ecco, è chiaro che il Pescara dà tutto il supporto, non siamo noi a organizzare questa manifestazione, noi abbiamo in mente di fare altre cose per Vincenzo, però siccome le vogliamo prima realizzare e poi le diremo in quel momento, non è che le diciamo prima, però abbiamo Vincenzo nel cuore, perciò è chiaro che saremo presenti qui per questa manifestazione e siamo sempre vicini a Massimo e alla sua alla famiglia. Siamo certi che il pubblico risponderà in massa a questo invito per il Memorial Vincenzo Zucchini. Antonio, si rinnova il nostro appuntamento con la Top 11, che però questa sera non ha carattere temporaneo di una settimana, ma... Ma sì, ho provato a fare una formazione dell'anno, diciamo, della stagione, trovando poi i giocatori che secondo me, a mia opinione, ecco, sono messi in maggiore evidenza. Quindi intanto ho proposto un 4-3-3, ma lì me l'hanno trasformato in 4-4-2, però Galano lo mettiamo davanti, proprio via. Il portiere Sorrentino è il miglior portiere della B, si sapeva prima della partenza del campionato, si è confermato a Palermo, il Palermo ha avuto la difesa meno battuta del campionato. La difesa c'è Zappacosta dell'Avellino, che è un under 21, titolare dell'under 21, ha fatto un ottimo campionato, e Rugani a mente due centrali. Rugani, anche lui nazionale under 21 dell'Empoli, tra l'altro pure lui di proprietà della Juve, uno dei tanti giovani che la Juve sta pescando nelle varie categorie. Accanto a lui ho messo Menta, che tra le altre cose è il capocannoniere del Lanciano, questo giocatore ex centrocampista, fu impostato da centrale proprio da Andrea Camplone nell'anno in cui ho allenato il Lanciano, e si è confermato secondo me un grande protagonista di questa squadra. A destra Mammarella, che anche lui ha un record, quello degli assist in Serie B, credo che a sinistra, come non è stata una sorpresa, al miglior sinistro della guarda lì, guarda, vedi meglio, il miglior sinistro della Serie B, è stato anche quest'anno fantastico, è un giocatore secondo me potrebbe stare in qualsiasi squadra. Poi a centrocampo ho scelto Barreto, che ha esperienza, qualità, che insomma, è stato un po' il cervello del Palermo. Al centrale Brugman, che è stata un po' la grande rivelazione non solo del Pescara, credo che nel ruolo, quello di centrocampista centrale, sia quello che abbia dato le migliori conferme. Accanto a lui ho messo Bernardeschi, che non è una mezzala, Bernardeschi del Crotone, di proprietà della Fiorentina, 94, è stato fatto un campionato fantastico, e credo che l'ho messo in campo perché secondo me i giocatori di qualità non li puoi lasciare fuori, questo è il principio per se vuoi proporre calcio. E a destra il trio d'attacco è Galano del Bari, che secondo me ha fatto la differenza nel momento della rimonta del Bari, Tavano, che insomma si è confermato grandissimo attaccante, è il vice cannoniere della Serie B. Accanto a lui Mancosu, che anche lui rivelazione, ci arriva a 30 anni, è il capocannoniere della Serie B, è stato trascinato il Trapani fino a portarlo alle soglie dei playoff. L'allenatore è Sarri, credo che questo sia strameritato, perché a parte il campionato vinto che ha riportato in A l'Empoli per la quinta volta,
aveva alle spalle una stagione eccezionale, sempre con l'Empoli, perdendo la finale con Livorno, altrimenti sarebbe stato. Quindi è stato protagonista di due ottimi campionati, due grandi campionati, a conferma tra l'altro che insomma intanto la continuità tecnica paga, che pagano anche le scelte tecniche, cioè io non parlo tanto di moduli, perché si può vincere si può giocare bene calcio in qualsiasi modo, purtroppo credo che le scelte tecniche, soprattutto quest'anno da parte del Pescara, siano state sbagliate, a parte quella partenza non a caso fantastica, come ha ripetuto anche Danilo Iannascoli, che insomma ha riportato entusiasmo nella città, aveva riportato addirittura alla corsa gli abbonamenti, 5.000 abbonati, non erano abbagliati da che cosa, soltanto dal fatto che vedevano la squadra giocare calcio. E questo purtroppo poi durante il resto del campionato non l'abbiamo più visto, è stato questo il grosso limite dal quale ripartire, secondo me, per impostare una stagione diversa da quella attuale. Andiamo in pubblicità, ultima pausa, tra pochissimo. E torniamo in studio, vi aggiorniamo anche i risultati dei playoff di prima divisione, girone A e girone B. Vediamo la grafica con l'aiuto del regista Massimo Pacilio. Alto Adige Provercelli 0-1 nel girone A e nel girone B Lecce Frosinone 1-1. Il ritorno di queste gare ci sarà sabato prossimo. Seconda divisione? Non lo sai. Non lo so, tu sei il non lo so. Allora ci aggiornerai tu tra poco. Antonio, intanto Luca. Vogliamo commentare? Arzanese 0-0 e Portatolle ha vinto 3-2 col Forlì. 3-2. Grazie, così. No, vabbè, insomma, perché Luca me l'ha detto Luca. Sì. Allora Luca, Lecce Frosinone, questa squadra che aveva molta tensione, c'era molta tensione alla vigilia, ti aspettavi un pareggio con il Lecce che voleva aggredire l'avversario, voleva. Ma sono due squadre attrezzate tutte e due per vincere il campionato, due squadre forti e sono sempre partite che si giocano in 180 minuti, quindi c'è ancora il ritorno e oggi non ho potuto vedere la partita. Comunque a Lecce mancava Miccoli tra l'altro oggi. Sì, è squalificato. A Lecce mancava Miccoli che rientra. Però ecco, sono due squadre forti, ecco, bisogna avere la partita di girone di ritorno. Perché anche noi quando abbiamo vinto il campionato con Lanciano la finale avevamo pareggiata e poi dovevamo vincere per forza a Trapani. E abbiamo vinto, quindi la prima partita è di studio, non è mai che si buttano sempre all'arrembaggio, sono partite a 180 minuti, difficili da gestire, quindi. E playoff anche nel rugby, dove c'è l'Aquila che ha vinto la finale playoff di Serie A contro i Rugby Lions Piacenza e torna in eccellenza proprio a 20 anni dalla conquista dell'ultimo scudetto. Di questa bella realtà ci parla Enrico Giancarli. L'Aquila Rugby vince 28-18 a Parma contro Piacenza e torna in eccellenza. Un vero e proprio trionfo davanti a tantissimi sostenitori nero-verdi che hanno gremito gli spalti del 25 aprile, facendo sembrare lo stadio emiliano il Tommaso Fattori, un po' come successe a Padova nel giorno dell'ultimo scudetto. Contro tutto e contro tutti, i ragazzi di Nanni Raineri ce l'hanno fatta mostrando un rugby di altissima qualità, fatto di offload e di trasmissione dell'ovale, un sistema di gioco che ha messo KO Piacenza come successo già in regular season. Piacenza parte meglio con un piazzato di Barraud, ma la prima linea aquilana è devastante in mischia chiusa e Paoletti prende il giallo. L'Aquila sorpassa con Santillo che vola fino alla bandierina e con la trasformazione di Biasuzzi fissa il punteggio sul 7-3. È il punteggio con cui si va all'intervallo, dunque l'Aquila è avanti, ma nella ripresa aumentano le emozioni e fioccano le mete. Ancora Santillo è devastante, l'Aquila prova a scappare via, 14-3. Buonodonno riavvicina Piacenza, ma Ceccarelli e Bonifazzi fanno saltare i tappi dello Champagne con etichetta rigorosamente nero-verde. A poco o nulla serve la meta di Sciacca che fa avvicinare Piacenza, quel volo sulla bandierina per ricordare la meta di Gerber a Padova, sigilla la vittoria e riporta all'Aquila
l'eccellenza. Nota di merito per Capitan Zaffiri, potrebbe aver chiuso oggi una carriera fantastica che merita solo applausi. Chapeau, e la parola ora passa a Città e Società. Nanni Raineri, lo staff tecnico, il DS Zaffiri e i giocatori hanno fatto un vero e proprio miracolo sportivo con un progetto tecnico finalmente vincente. Alla società il compito di recuperare il tempo perduto, ridando dignità al rugby aquilano. È proprio vero, save l'Aquila Rugby. E speriamo che ci sia un futuro di solidità e successi per l'Aquila Rugby. A Pescara c'è stata in questi due giorni l'invasione dell'Ironman con oltre 1500 partecipanti da ogni parte del mondo. La vittoria oggi è andata al sudafricano Stuart Maré, che era già stato quarto in Francia in Lussemburgo, al secondo posto lo spagnolo Morales e al terzo il connazionale Molins, mentre invece tra le donne ha vinto la danese Camilla Pedersen, seconda classificata l'italiana Martina Dogana e terza la svizzera Emma Bailam. Sull'Ironman Fabio Lussoso ha preparato il servizio che vedremo tra pochissimo. Per il quarto anno consecutivo la città di Pescara ospita la manifestazione sportiva Ironman 70.3, il più grande evento di triathlon al mondo. Un'organizzazione ben rodata che ha portato qui nel capoluogo adriatico migliaia di sportivi a confrontarsi in discipline davvero dure. La competizione ha preso il via puntualmente alle ore 12, ma a causa del tempo incerto e delle forti raffiche di vento che hanno ingrossato il mare, la gara di nuoto è stata ridotta ad un chilometro anziché le 1,2 miglia previste inizialmente. Ma un Ironman, si sa, è un atleta di acciaio, uomini speciali. Che cosa vuol dire la filosofia Ironman? Tanta fatica, tanta preparazione per arrivare dove? Per arrivare fino alla fine, questo è il mio decimo mezzo Ironman, però siamo un po' delusi che ci fanno nuotare poco. Le condizioni meteo però non lo consentivano. Sì, però vabbè, per fortuna c'è il sole almeno. Una grande organizzazione per una manifestazione che ha richiamato oltre 2000 sportivi, c'è soddisfazione? Assolutamente sì, Ironman è sempre una bellissima manifestazione, chiunque arriva è un vincitore. Una volta usciti dall'acqua, gli atleti hanno percorso 56 miglia in bicicletta, ovvero 90 km per le verdi colline abruzzesi. Infine, l'ultima fatica, ovvero 21 km di corsa, una mezza maratona, che i run hanno affrontato tra il calore dei cittadini, correndo sul lungomare, attraversando il centro e poi, infine, il traguardo direttamente sul mare. Michele Russo, per il quarto anno consecutivo, Pescara ospita l'Ironman, una grandissima manifestazione, una grande macchina organizzativa. Sì, penso proprio di sì, abbiamo in pista oltre 600 volontari, oltre a 80 persone del nostro staff, è un'organizzazione molto complessa anche dal punto di vista, come vedete, delle forze dell'ordine, la protezione civile, capitaneria di porto, complessa ma entusiasmante, credo che sia una grande cosa per Pescara da conservare anche per i prossimi anni. Anche quest'anno la gara è stata inaugurata venerdì con il primo degli appuntamenti rivolto soltanto alle donne, ossia l'Iron Girl, la cui vincitrice Antonella Faiola, tra 150 quote rosa che si sono messe in gioco, ha impiegato soltanto 25 minuti per completare i 6 km di corsa lungo il litorale a partire dalla nave di Cascella, cuore della città, in direzione Riviera Nord. Ma migliaia sono state le persone che già da venerdì scorso hanno affollato tutta l'area di vita alle gare Piazza Primo Maggio, il lungomare nord, nonché Piazza della Rinascita. Il successo della manifestazione è testimoniato anche dagli oltre 2000 concorrenti. Sì, 2000 concorrenti che poi significano oltre 6000 persone con gli accompagnatori provenienti da 54 paesi del mondo. Riempiono tutti gli hotel da Silvia a Francavilla e oltre a frequentare i ristoranti e i negozi della nostra città. Penso che sia una ricchezza per il territorio. Da notare infine che anche quest'anno non sono mancati disagi alla viabilità, la chiusura di molte vie del centro della città, nonché anche l'asse attrezzato, hanno creato lunghi incolonnamenti di veicoli. Il sacrificio chiesto soprattutto agli automobilisti che hanno visto la città chiusa è ben ripagato. Io chiedo perdono come organizzatore a chi ha dovuto subire dei disagi, però credo che valga la pena questo sacrificio che come cittadini dobbiamo sopportare per un paio di giorni a fronte di un ritorno che è sotto gli occhi di tutti.
tutti. L'alternativa sarebbe avere una città molto calma, col traffico più scorrevole, ma sicuramente con meno ricchezza. La gara di Pescara, lo ricordiamo, ha messo in palio 30 slot di qualificazione per il 2014 campionato del mondo Ironman 70.3. Per la classifica finale vi rimando in studio. Sempre la competizione del capoluogo adriatico ha messo in palio 50 slot di qualificazione per il prossimo anno. Michele, possiamo lanciare l'appuntamento al prossimo anno con Ironman? Penso proprio di sì, non ce lo tocca nessuno. Il prossimo appuntamento con Ironman 70.3 il 27 giugno a Zurigo. Appuntamento a Pescara. Diamo tutto a Pescara, diamo tutto a Pescara oggi. Grazie, in bocca al lupo. Buongiorno, partiamo. Eh sì, pare proprio che torni l'Ironman a Pescara, oggi l'hanno annunciato anche gli organizzatori tedeschi che appunto hanno la responsabilità dell'Ironman per quanto riguarda l'Europa. E, non ce l'ha fatta invece nel campionato di DNB di basket la BCC Vasto, che oggi in gara 3 della semifinale playoff si è arresa all'NPC Rieti, risultato finale 75-62, quindi per soli 3 punti la formazione di coach di Salvatore manca quello che sarebbe stato un sogno, perché da matricola la squadra aragonese è arrivata a portare a gara 3 una delle squadre più forti del girone. Invece un'altra squadra abruzzese sta per vivere un appuntamento molto importante, l'Acqua e Sapone Megros, domani al Pala Bruel di Bassano del Grappa, calcio all'inizio alle 20:30, ma in scena il secondo atto della finale di campionato di Serie A di calcio a 5, dopo il 6-2 in favore della squadra di Bellarte, la Luparense di Fulvio Colini è chiamata a vincere davanti al pubblico di casa per pareggiare la serie e poter affrontare gara 3, in programma sempre a Bassano mercoledì 4 giugno. La squadra di Bellarte è arrivata oggi all'ora di pranzo in Veneto per sostenere la rifinitura prepartita e concentrarsi al meglio per la seconda finale della serie. I azzurri non abbassano la guardia, il coach ha un dubbio da sciogliere, c'è di nuovo Zanchetta che potrebbe far riposare qualche compagno di squadra dopo un mese di assenza e qualche mossa ancora da provare nell'ultimo allenamento di domani mattina. E chiediamo a Danilo Iannascoli, che è ovviamente un dirigente oltre che un esperto di calcio a 5 di Serie A, come vede questa seconda finale? Ma è chiaro che la favorita è l'Acqua e Sapone, io l'avevo detto, cioè, anche quando l'abbiamo incontrata noi, chi delle due riuscirà a passare, ma andrà sicuramente in finale. L'Acqua e Sapone è arrivata a questo appuntamento in una forma fisica eccezionale, perciò se continuerà a correre in quel modo anche in questa partita e nelle prossime partite, cioè per la Luparense non ci sarà nessuna possibilità di riuscire a batterla, perciò sarebbe veramente molto bello che ritornasse lo scudetto ancora una volta in Abruzzo dopo la vittoria di alcuni anni fa del Montesilvano. Vogliamo ricordare che voi con i vostri baby siete stati alle Final Eight questo fine settimana? Siamo stati alle Final Eight per la prima volta con la squadra juniores, l'abbiamo sfiorata anche con l'Under 21 e con gli allievi, è stata un'ottima annata sotto questo punto di vista per un settore giovanile da parte del Pescara che è dall'anno scorso che ha iniziato a fare qualcosa di positivo e speriamo negli anni prossimi di ancora migliorarci. Ci sono novità già per la programmazione del prossimo anno, la prima squadra del Pescara? No, perché stiamo comunque aspettando le novità da parte della federazione, e siccome ogni anno le novità sono state sempre poco apprezzate da noi, e speriamo che quest'anno ci sia invece qualche novità positiva. Certo che le notizie che circolano sicuramente non sono molto incoraggianti per il futuro di questo sport, perché si pensa di inserire invece di 4 giocatori italiani di inserirne 6, e questo andrà sicuramente a discapito della qualità delle partite e del campionato, perché comunque in Italia non ci sono italiani ancora pronti per giocare a livelli alti. Antonio, sei d'accordo con Danilo su questo pensiero? Ma c'è da verificare, la verità è che in effetti negli ultimi 2 anni la federazione sta facendo quasi dei disastri, quindi insomma non so questa novità quanto possa. È vero che sicuramente in questo momento il calcio a 5 è ancora
retta soprattutto agli stranieri, insomma. E per quanto riguarda invece l'acqua e sapone, io ho visto le ultime partite, credo che l'ultimo grosso spavento l'acqua e sapone l'abbia avuto proprio col Pescara, che nella seconda partita ha rischiato l'eliminazione, ma dopo questa partita l'ho visto con l'Asia, con l'Uparese, credo che la squadra è un'altra squadra, ha una condizione fisica strepitosa, riesce ad alternare 10 giocatori più o meno dello stesso livello, tutti con una condizione fisica eccezionale. Io sono molto, molto ottimista, insomma, per questo secondo scudetto a Montesilvano. Antonio, volevi aggiungere qualcosa sul Memorial Zucchini? Ma sì, volevo dire questo, io intanto ci sarò, perché essendo tra l'altro un appassionato anche della storia biancazzurra, e comunque giocherai anche tu? No, assolutamente, mi piacerà invece rivedere tanti personaggi che hanno fatto la storia del Pescara, e la cosa che mi piace di più è che a unire tutta questa novità, perché non è mai successo che si riuscisse a riunire tanti personaggi, sia che se lo si faccia il nome di Vincenzo Zucchini, che non sto a parlarne, voglio dire, Vincenzo Zucchini, come ha detto la curva, è uno di noi ancora, nel senso che è un personaggio che vive nella nostra città, e credo che questa iniziativa di Oscar e degli altri suoi amici sia molto 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 bella, quella di vedere, insomma, di riunire dagli anni, sono 40 anni di storia e passa, nel senso che in altre città io ho visto manifestazioni di questo tipo perfettamente riuscite con stadi pieni, che so, a Roma, a Bologna. Mi auguro che la stessa cosa avvenga a Pescara, perché partire dai tempi da Zucchini a Galeone, a Zeman, passando per De Marchi, Tom Rosati, cioè, ricordo questo filo che unisce la città, spero che venga fuori durante questa manifestazione. Volevo dire magari una cosa a Massimo, secondo me se puoi invitare anche Giacomino Losi, che sarebbe, credo che sia un personaggio importante per la storia di tuo padre, perché fu lui ad Avellino a farlo diventare centro mediano, perché lui era un centravanti, e credo che questo gli abbia anche cambiato la carriera, insomma. Siccome un episodio che mi ha raccontato tuo padre, quindi sì. Credo che sia valga la pena, se riesce a rintracciarlo, è anche un bel personaggio della storia del calcio italiano pure lui, insomma. E a proposito di storia del calcio, se parliamo della storia del calcio pescarese, ecco qui vediamo questa immagine di Vincenzo Zucchini, prima l'abbiamo visto insieme al proprio allenatore Galeone. Mister, allora, se Sacchi torna al Milan, Galeone può tornare a Pescara, l'abbiamo detto prima, ad allenare, quindi in generale. Sì, sì. Quindi non è ipotizzabile un avvicinamento al Pescara, una volta che ha detto no e basta. Risposta? Prego. No, ma è ipotizzabile un riavvicinamento, una collaborazione tra Galeone e Pescara, visto che in passato Danilo Iannascoli aveva proposto, insomma, la società aveva proposto. Domenica siamo assieme, no? Sì. Domenica siamo assieme, si collaboriamo. Collaborate, quindi solo a livello di solidarietà. Cioè, mettiamo uno a destra, uno su una panchina di destra, uno sulla sinistra, uno Zema e uno Galeone. E scegliamo dopo tre. E stiamo a posto. Facciamo anche tutti e due, intanto siamo abituati a pagare allenatori. Sì. Tutti e due. Sicuramente, questo sicuramente. No, comunque io volevo ricordare, infatti il mister, quando noi ci abbiamo. Io una notte ci ho creduto, io ricordo che all'una della notte mi sono scambiato dei messaggi con Totò De Leonardis, è vero Totò? Io ho detto io ci credo invece che il mister questa volta ritorna. Poi il giorno dopo lui non se ne sentiva bene, e ricordo una cosa importante con la quale io sono molto d'accordo, cioè lui disse io devo stare sul campo perché altrimenti sono sicuro che non riesco a incidere nello stesso modo, si ricorda mister? Sì, è vero. E disse così, e siccome non me la sento fisicamente, cioè a stare sul campo devo dire di no, perché non ho neanche nessuno vicino a me, giusto mister? È una cosa importante questa, proprio per quelli che pensano di, siccome hanno fatto una grande carriera da calciatore, pensano di essere anche dei grandi manager o addirittura dei grandi allenatori, non è così, perché ognuno conosce un mestiere e deve cercare di fare quello fino alla fine, e non è detto che un grande calciatore diventa automaticamente un grande allenatore o un grande dirigente.
Luca Leone, in settimana incontrerai la famiglia Maio, che cosa c'è da aspettarsi sul tuo futuro? No, giovedì torneremo al campo, avremo le solite, vabbè, saranno i saluti, faremo la cena finale, ecco, poi avremo modo di incontrarci e diciamo fare il punto della situazione come facciamo sempre tutti gli anni e iniziare a programmare la stagione successiva, ecco. Quello che succederà adesso vedremo, non lo so. Cioè praticamente ha già fatto tutta la squadra, sa già chi è l'allenatore, non lo dice, è tutto qui. Sicuro, sicuramente. Ma un eventuale post Barroni non avete ancora pensato, perché insomma non è ipotizzabile per ora? O... No, sinceramente non abbiamo mai pensato, anche perché abbiamo finito da un giorno e mezzo, diciamo, quindi non abbiamo avuto nemmeno il tempo materiale, però ecco, ci vedremo col mister e valuteremo tutto quello che è successo quest'anno, quello che, ripeto, come ho detto prima, quello che c'è da correggere, da migliorare, cosa si può fare, dove possiamo arrivare. Perdoneresti il Pescara se ti scippasse Barroni? No, ma cioè io se fossi oggi in una società di calcio sceglierei Barroni sicuramente per il lavoro che ha fatto, quindi non ne farei una colpa al Pescara che mi prenderebbe Barroni, perché vuol dire che magari ci hanno visto bene, quindi noi faremo di tutto per tenerlo a Lanciano, questo è sicuro. Oscar Di Matteo, abbiamo parlato ampiamente di questo memorial, ricordiamo l'orario, il giorno. Allora, domenica 8 giugno alle 21, però invito le persone, gli sportivi, di venire un'oretta prima, perché prima della partita ci sarà una presentazione di Vincenzo, quindi faremo vedere immagini repertorio sul maxi schermo di Vincenzo Zucchini, quindi ci sarà anche un corpo di ballo, quindi ci sarà un momento anche di spettacolo per ricordare insomma Vincenzo. Massimo Zucchini, qual è l'insegnamento più forte di tuo padre che porti con te nella vita? Insegnamento, ma guarda, io gli ultimi giorni della sua vita, io penso che papà, la cosa che mi sia rimasta è che comunque la forza di una persona a volte si può dimostrare anche con il silenzio e con la grande con la grande tranquillità con la quale ha affrontato questo momento. E quella è stata la cosa che mi è rimasta più impressa, cioè lui, nonostante sapesse tutto, perché comunque lui ha affrontato questa malattia da solo, perché non ha mai voluto, come sempre è stato caratterialmente nella vita, ma anche negli ultimi, nel momento quando poi le cose si sono aggravate, lui non ha mai voluto pesare su nessuno. E io mi ricordo andava a fare le chemioterapie da solo, quindi andava, poi andava al campo, si presentava con 40 di febbre al campo. Daniele, mi ricordo, in società, e Daniele diceva, ma subito dopo la chemio in società, ma dove vai? Cioè, una volta c'ero anch'io presente, perché mi trovavo lì, loro stavano facendo allenamento, me lo vedo sbucare con... Dico, papà, ma non dovevi stare a casa? No, ma un attimo, adesso ho tempo di consegnare. Lui era così, ed è stato così dall'inizio alla fine. Una persona che prendeva un impegno, lo portava avanti, e anche negli ultimi giorni c'era la partita col Novara, loro stavano giocando, ed era gli ultimi due giorni, lui era già... non era in grado di seguirla tutta la partita. Io avevo preso le schede, quelle di vedeva dalla televisione di Pierangeli, della clinica Pierangeli, e io stavo per spegnere la televisione, mi diceva, ma perché spegni la televisione? E lo vedevo che si era addormentato, no? Sono andato lì per spegnere la televisione, mi ha detto, ma fai spegnere la televisione, sei pazzo, così. Però ecco, questo è il ricordo, cioè l'insegnamento più grande è questo, cioè che la forza di un uomo a volte si dimostra anche sapendo affrontare le cose nella maniera, cioè non casomai con grande clamore o con grande, diciamo, lui anche questo leader silenzioso era. È stato come se non volesse, lui non voleva dar fastidio a nessuno, e anche alla fine, in un momento casomai dove
un aiuto in questi momenti, l'ha affrontato così ed è stato così fino alla, guardami la fin, ti potrei raccontare 3.000 episodi, però non sto qui a raccontarti tutto, però fino all'ultimo istante lui è stato così. E ci dispiace lo sguardo di Massimo è incredibile. Cosa? Lo sguardo. Sì, è vero, identico, sì, è impressionante come ricordi Vincenzo Zucchini lo sguardo di Massimo. Noi siamo spiacenti di dover finire proprio qui questo bel discorso che, come diceva Massimo, potremmo prolungare per ore, però siamo lieti di poter chiudere con una figura così importante per la storia del Pescara, questa nostra edizione della Domenica Sportiva, di terminarla con l'immagine di Vincenzo Zucchini che tutti noi abbiamo a cuore. Noi ringraziamo gli ospiti, Giovanni Leone, Danilo Iannascoli, Luca Leone, Oscar Di Matteo, Massimo Zucchini. Ringraziamo i nostri spettatori bravissimi, perché avete avuto una tranquillità, una pazienza più di papà, siete stati più calmi voi tranquilli che papà. Grazie a Filippo, grazie a Gabriele Leone. Antonio, noi siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio e volevo ringraziare per questa sera Massimo Pacilio in regia, Andrea Berardini alle telecamere, ma tutto lo staff tecnico di Rete 8, i colleghi della redazione sportiva, tutti voi che ci avete seguito e scritto da casa, le società sportive che hanno collaborato anche con noi sempre, anche per la messa in palio dei biglietti del nostro calcio quiz. E che dire, noi vi auguriamo una buona estate e grazie ancora. Antonio, ci vediamo. Niente, avremo l'anno prossimo, non ne parliamo l'anno prossimo. Non ne parliamo, insomma, speriamo sì, di comunque di essere stati, insomma, di aver offerto delle trasmissioni abbastanza belle, diciamo, insomma. Sì, molto per sicuramente, tu, no, sicuramente col baffo del film. E io volevo ringraziarti tanto perché è stato molto bello lavorare con te anche a livello umano. Vabbè, questa era studiata. No, è vero, no, scusate. Violetta finale. Grazie a tutti, buonanotte, buona estate. Ciao. Ora che l'inverno è tornato in città, l'amore è un motore che non va, niente è perduto all'ultimo minuto. Tutto può cambiare, basta un gol se lo sai inventare. Ora anche le stelle hanno le punte all'ingiù. Tutto era diverso quando c'eri tu. Partita, sai, si chiama vita, tutto può cambiare, basta un gol.